Perché sono uscite solo le richieste di segnalazioni di Berlusconi? Lei sa che la RAI e le televisioni in generale sono, i direttori sono subissati da telefonate, chi segnala quello, compreso io, che mi segnalano cose, persone, cioè fa anche, se posso permettermi, la segnalazione parte del mestiere, no? Parte di una segnalazione, e comunque queste segnalazioni arrivano anche a sinistra, a destra, al centro, dappertutto. Sì. Perché sono uscite solo quelle contro una parte politica? Lo chiede ai suoi colleghi, che l'hanno fatto uscire solo una parte, non tutte. Ah, è probabile, io non ho elementi per dirlo, nel senso che io non ho mai avuto... È probabile. È possibile, sì, insomma, non lo so. Ma... Insomma, è molto probabile. Benissimo, questo io non conosco l'ambiente, però se c'è stata una discriminazione nelle uscite giornalistiche, bisogna chiederne conto ai giornalisti. A chi ha dato loro, ovviamente. No, e a chi ha dato loro le notizie, sia ben chiaro, è ovvio. Cosa condividete delle varie bozze... Allora, sulle differenze ho letto i vostri documenti, è chiaro, divisione delle separazioni delle carriere, avete una posizione chiara. Però cosa invece vi va bene della riforma della giustizia? Ghedini Alfano, scusi la mia cattiveria. Sì, guardi, mi piacerebbe risponderle, ma non sono in grado di rispondere perché in realtà, al di là degli effetti annuncio sui giornali, noi non abbiamo avuto il piacere di conoscere un testo, quindi ragionare sui giornali è molto difficile. La virtualità al cubo. Esatto, qui fa parte di una certa una cosa che io censuro molto nell'atteggiamento, diciamo, della classe politica in generale, è la mancanza di, fino adesso almeno, di una reale volontà di interlocuzione con la magistratura. Poi noi abbiamo le nostre colpe, noi stessi ci siamo messi in condizioni in certi momenti di non essere considerati interlocutori, voglio dire, particolarmente importanti, ma questo nulla toglie alla miopia dei politici che fanno le riforme, come dire, a prescindere dai magistrati. Questo è un gravissimo errore. Sì, senta, è chiaro, bisogna fare, qualcuno dovrebbe fare mea culpa, come per esempio aver tentato di troncare la carriera politica di Berlusconi per via giudiziaria. Qualcuno dovrebbe, non facciamo nomi, ma qualcuno forse dovrebbe fare mea culpa, un po' sta in quello che ha detto adesso. Sì, anche lì bisognerebbe ripercorrere le tappe della vicenda. Non ha funzionato, scusi, cioè Berlusconi c'è la terza legislatura, che fa? Sì, ma io credo che il primo dovere del magistrato sia quello di fare il suo lavoro senza perseguire nessun tipo di obiettivo. La giudiziaria ha prodotto consenso a Berlusconi più che isolarlo, secondo me. A parte che alcuni processi andavano fatti, nessuno nega. Ecco, basta, questo è il discorso. L'accanimento, diciamo l'accanimento, è d'accordo o no? No, guardi, io su questo, ripeto, non sono d'accordo, perché io non so se c'è stato un accanimento, non ho, perché non conosco. Io mi auguro che, voglio dire, lo stesso impegno che è stato messo per accertare doverosamente i reati del Premier, eventualmente commessi, se commessi o comunque da indagare, sia stato posto anche nei confronti di qualunque altro soggetto. Senta, le faccio una domanda politico-culturale che mi è scaturita adesso. Lei ha visto le elezioni in Austria, Haider, il partito di Haider, dal 38 al 48. La morte di Haider, hanno tutti i delfini di Haider. Sì, sì. Io l'ho trasportato in Italia dicendo, molti sperano che, tra virgolette, con la fine, nessuno gli augura ovviamente, nessuno. Certo, poveretto. Non ci mancherebbe altro. La fine, diciamo, il termine della carriera politica di Berlusconi, il berlusconismo sia finito, crolla tutto. Io non sono tanto dell'idea che il cambiamento, gli effetti del cambiamento di Berlusconi finiscano con Berlusconi, è d'accordo? Anch'io sono d'accordo, sì. Da cittadino. Certo, ma anch'io sono d'accordo con lei, ecco, forse questo era un discorso che poteva valere 15 anni fa, nel momento in cui il movimento politico di Berlusconi è venuto alla ribalta agli inizi e quindi, voglio dire, la personalizzazione era al 100%. Questo processo politico, in qualche modo, di unificazione delle forze del centrodestra,
destra mi pare renda poco verosimile un'ipotesi di questo tipo. Senta, ecco. Genchi, intanto De Magistris, la vicenda De Magistris è una sorta di nuovo Di Pietro, secondo lei, che è stato stoppato perché andava faceva bene il suo mestiere? Guardi, io anche qui non è che voglio eludere ma la domanda, ma lì davvero per poter dare un giudizio bisognerebbe conoscere le carte che io non conosco. Quello che mi sento di dire è che l'opinione che io mi sono fatto, vale da cittadino. Io credo che quelle indagini abbiano riguardato dei fenomeni autentici di criminalità e di corruzione e di malversazione di pubblici fondi. Io credo che sotto questo aspetto non si tratti di come dire, una montatura, per usare un termine giornalistico. Sulle tecniche investigative che sono state adottate in quel procedimento io personalmente ho qualche perplessità. Glielo dico perché Cascini, Giuseppe Cascini, che è una persona di cui ho grandissima stima, veramente una bella testa, però ad anno zero ha detto ha detto chiaramente: mi sembrava tutto un teorema. A me non sembra tanto questo teorema. Io non mi sento assolutamente di accreditare. Ha detto nella intervista, se poi se la va a vedere sul sito la trova, dice: io gli ho chiesto di De Magistris a Licio Gelli, ho detto: scusi, ma De Magistris è un pazzo o quando parlava di massomafia aveva qualche fondamento? Fa: no, assolutamente, la penetrazione, dico solo, dice Gelli, che la penetrazione territoriale della massoneria in Calabria è fortissima, quindi le infiltrazioni sono più che accertate e probabili, detto. E poi vabbè, poi bisogna anche dimostrare i reati. Ovviamente, ma infatti questo è, però io credo punto deboli che, forse, no, dice lei. La sì, secondo la tecnica, la gestione complessiva del procedimento, qualche perplessità obiettivamente me la crea, ecco. Prego. No, volevo solo ribadire, però non come che figura è? Io non, ovviamente, ma non lo conosco e non, lavora, non posso. Queste figure lavorano per voi, sono. Beh, per noi, sa, noi siamo non so quante procure della Repubblica, io personalmente non ho mai, posso dire da tecnico. Lei lo userebbe mai Genchi? Guardi, non è il problema usare Genchi o Maurizio Laudi, il problema è che tipo di incarico si dà. Allora, da quello che ho potuto capire io, il tipo di incarico affidato al dottor Genchi e le modalità di svolgimento di questo incarico mi sono sembrate assolutamente anomale, nel senso che non compete per quello che è il mio costume professionale affidare ad un consulente un incarico in questa materia che lo porti di fatto a svolgere un'attività di investigazione di polizia giudiziaria. Risposta flash, per favore: trasferire parte delle cause sleeping, dormienti, no? Quante sono? 6 milioni, 8 milioni, non lo so, ai notai, è fattibile o utopico? Non ho capito la domanda, scusi. Allora, ci sono 8 milioni di cause arrivate, dice Alfano, no? Quindi le cifre ballano. Una parte di queste cause non se la potrebbero assorbire i notai, così alleggerebbero le procure, o è impensabile una cosa del genere? Posso rispondere con una battuta? Sì. Allora, se il cambio è nel senso che noi diamo ai notai un po' di fascicoli e loro ci danno una parte dei loro proventi professionali, io lo sottoscrivo domani mattina questa ipotesi. Detto questo, ovviamente una battuta, mi pare un'idea un po' balzana. Non ecco. Si può fare, no. La giustizia rimane. No. Però rafforziamo piuttosto la magistratura onoraria, cioè quei magistrati che non sono giudici di carriera ma che già lavorano nei nostri tribunali e hanno dimostrato di saper lavorare bene, e affidiamo a loro un carico maggiore. Il vostro documento è chiaro su questo punto. Certo. La riforma Alfano su questo punto non si è capito cosa propone, o sì? No, guardi, vogliono rafforzare in teoria, mi pare. Piedini me l'aveva detto. Che sia un obiettivo dichiarato, sicuramente sì. Il modo in cui viene realizzato, torno al discorso di prima, io non conosco un testo articolato e quindi non sono in grado di. Non sappiamo. Modale, poi, perché quello che interessa. È certo. Si capisce poi veramente cosa vogliono fare. Stenta. Magistrati che fanno un po' a volte i tuttologi in televisione, parlano così, voi come associazione che posizione avete? È giusto che un magistrato possa dire quello che pensa intanto, no? Beh, questo sì.
sicuramente sì. Io poi sono qui via... secondo lei o no? Allora, se, anche qui se posso rispondere con una battuta, mi avvarrei della facoltà di non rispondere, nel senso che anche io ogni tanto vado in televisione a parlare di altre cose, anche di calcio, allora vabbè, potrebbero vabbè, dire allora, ma stai zitto tu, ecco. Ritiriamo la domanda, ecco. un albo, la dichiarazione dei redditi online dei magistrati. Nessun problema. Guardi, non credo che noi ci siamo mai posti il problema in questi termini perentori, ma io penso di poter dire a nome del mio gruppo che non avremo nessunissima difficoltà a che i nostri redditi fossero consultabili da tutti, ma io sarei favorevole ad una diffusione online di tutti i dati organizzativi, okay, di tutti i tribunali, i numeri delle cause pendenti, il arretrato, il numero dei... non sono molto alti questi stipendi, quindi francamente... Esattamente. Sì, anche questo è certo, anche questo va, è un altro, ma questo ce la prendiamo con i suoi colleghi, ecco, perché sono loro che continuano ad alimentare questo che è veramente non tutti, ma una buona parte, voglio dire. Siete diventati a volte impopolari. Lo so, vabbè.